punti dal match. Settimana scorsa si sono affrontate e ha vinto sempre la Halep nell'unico match vinto in 2-7. Jankovic che in questa stagione ha dimostrato in alcuni momenti ancora di essere in grado di esprimere un gran tennis, ma che ha bucato completamente i primi due slam, perdendo al primo turno sia in Australia che a Roland Garros. Ancora avanti la Jankovic. Stretta ad eseguirlo molto velocemente, riescono anche ogni tanto ad accorciare o a commettere qualche errore. Grande cambio. Boh. No, questo dritto troppo. Riga. Che gran decisione massima anche nella fase di ricerca. Ottima prima. In grande difficoltà, non so se per una questione fisica o per una difficoltà di visualizzare bene la palla con l'illuminazione artificiale. Altro smash. Campo aperto, non sbaglia l'Halep. Tutta la sua avversaria che comunque dentro, nonostante il vantaggio, è ancora non così serena e tranquilla. Deve arrendersi, guardate. Ancora questo lob. No, eh. L'abbiamo visto fare in altre occasioni la serba. Ingenuità da parte della Jan. Le semifinali in 7 tornei su 8 sul cemento. Il lungolino al diagonale, non dando troppi punti di riferimento alla Halep stessa. 40-0 al campo per la Jankovic. Grande scambio e alla fine. Il passante che però viene di ribaltare l'inerzia dello scambio e la palla è out. Nagli. Terrorizzata. Chiude lo smash. Ottimo contropiede. Anche non aprendosi troppo verso le righe laterali, guadagna tanti centimetri preziosi e quasi sempre fa il punto.
cerca la soluzione complicatissima. Fortunata. Io con il ritmo, alla fine la prima a sbagliare è quasi sempre lei. Cosa ha tirato fuori? Scambio con il ritmo, alla fine la prima a sbagliare è quasi sempre lei. Cosa ha tirato fuori? Ma cerca di palla della Halep su questa palla lenta, sì, ed alta, ad aspettare proprio il punto giusto per poter colpire, per dare grande velocità. Straordinario, dritto lungo. E se ne va il recupero di Jelena Janković, la migliore Halep dall'inizio dell'anno. È una Halep che per la quinta volta raggiunge una finale qui a Cincinnati, sconfigge per la sesta volta in carriera.